amici di Fano TV, benvenuti. Oggi siamo qui in questa meravigliosa cornice che è il Pincio di Fano per parlarvi di uno degli eventi, dei momenti più magici dell'anno, il Natale. E lo facciamo proprio in occasione del taglio del nastro del Natale che non ti aspetti 2022. Un unico evento che sotto uno stesso brand raccoglie tutti gli eventi natalizi di 22 città e borghi della nostra provincia e andiamo a scoprire di più insieme agli organizzatori, ai nostri ospiti e ai protagonisti del Natale che non ti aspetti 2022. Il Natale che non ti aspetti 2022 coinvolge 22 proloco della nostra provincia. Ma sì, è un grande evento, sono tanti eventi, parliamo di 100 eventi racchiusi insieme con 22 proloco che organizzano il Natale che non ti aspetti. È una rete che quest'anno catalizza in questo momento 210 pullman da tutta Italia. Un grande evento che ha avuto anche il suggello del ministro del turismo che ha detto dovete essere sempre di più orgogliosi. Ho detto, beh, con queste parole le dico che da oggi siamo sempre più orgogliosi proprio perché ci ha aperto le porte di Montecitorio, ci ha dato la possibilità di rappresentare al governo, allo Stato, gli eventi del Natale e portare la voce delle proloco dei volontari al Parlamento, al Senato e quindi anche a tutto il governo. E un grande applauso va alla Regione Marche, al Presidente Francesco Quaroli, a tutta la Giunta, al Consiglio e anche all'Onorevole Antonio Baldelli che ci ha, diciamo così, guidato fino a Roma per arrivare dal Ministro. Beh, un grande successo straordinario che lo si può dire straordinario grazie all'impegno dei numerosi volontari che ogni anno con passione, con dedizione, con spirito di sacrificio e con abnegazione si impegnano per promuovere al meglio il nostro territorio. Vogliamo citare alcune dei borghi o delle città che partecipano a questo evento? Sono 22 borghi, adesso tutti a memoria non me li ricordo, però Fano, Candelara, Monbaroccio, Frontone, Fossombrone, Urbagna, Sant'Ippolito, Fermignano, Gradara, San Costanzo, Barchi, ci sono, insomma, ecco, l'importante, quello che chiedo a tutti è seguite il nostro sito Il Natale che non ti aspetti, lì avrete le informazioni per tutti i borghi, in più nel sito c'è anche il numero di telefono che risponderà sempre un nostro volontario che darà tutte le informazioni del caso. Grazie mille. Natale che non ti aspetti 2022, assessore fortemente sostenuto dalla Regione Marche. Sì, la Regione Marche anche quest'anno, come lo scorso anno, sosterrà convintamente questo tipo di iniziativa, con delle motivazioni oltretutto, perché io credo che destagionalizzare le attività che si svolgono sui territori sia molto importante. Tendenzialmente le proloco e l'associazionismo diffuso, molto presente sui nostri territori, porta avanti delle iniziative durante il periodo primaverile, estivo, il periodo classico, diciamo così, del turismo. Ecco, il Natale che non ti aspetti ovviamente avviene nei mesi invernali, non può essere diversamente, ed la scelta dell'Umpli, cioè del proloco della provincia di Pesaro Urbino, 22 proloco diverse se non sbaglio, quindi gran parte del nostro territorio, che si uniscono per promuovere i nostri borghi, i nostri comuni, le nostre bellezze storiche, culturali, la nostra cultura, la nostra tradizione fortemente legata anche al Natale, ovviamente mettono in evidenza quanto di bello, di buono c'è in questo territorio in un periodo dove il turismo magari sarebbe meno presente. In questo caso quindi c'è questa convinta azione di sostegno da parte della Regione verso le attività della Proloco perché se lo meritano, e anche per il fatto che comunque noi attiriamo turisti e anche molti in un periodo che altrimenti
altrimenti non sarebbero probabilmente presenti sulla nostra regione. E io per onestà devo dire che non solo per quel che riguarda il Natale che non ti aspetti, ma per molte altre iniziative folcloristiche, culturali o storiche, noi abbiamo drenato parecchi finanziamenti, ahi noi, a causa dell'alluvione che c'è stata pochi mesi fa nella provincia di Ancona e anche nella nostra provincia di Pesaro Urbino. Questo però non impedirà di sostenere comunque questo tipo di iniziativa, quindi vediamo in queste ore come reperire i necessari finanziamenti per poter continuare a sostenere un'attività così importante e alla quale, diciamo così, anch'io personalmente sono molto attaccato, perché vivendo in questo territorio la conosco, conosco le loro attività da anni e le ho sempre molto apprezzate. Onorevole, questo evento avrà una cassa di risonanza importante sia sul territorio ma anche a livello nazionale. Sì, io credo che la cassa di risonanza ci sia già stata martedì scorso durante la conferenza stampa con la presenza del Ministro del Turismo, l'Onorevole Santanchè, che voglio ringraziare per la sua sensibilità. C'è stata una ampia eco sulla stampa nazionale, sui TG, e ora anche nel locale. In questi giorni ho ricevuto i ringraziamenti delle Proloco, ma vorrei io essere a ringraziare i tanti volontari delle nostre Proloco che con il loro impegno, la loro fatica, la loro passione, ma anche il loro sudore, ma anche i loro sorrisi, i loro abbracci e le loro strette di mano riescono a illuminare, a colorare i nostri borghi, forse anche i borghi meno conosciuti e meno visitati, promuovendo il turismo, promuovendo l'economia locale e veramente sostenendo la nostra regione e la nostra provincia. Il Natale che non ti aspetti 2022. 22 borghi, tutti da scoprire, con tantissime iniziative, tantissimi eventi a carattere natalizio, un po' adatti per tutte le età, quindi dai più piccoli ai più grandi. E allora scopriteli tutti da oggi fino al 6 di gennaio.